E naturalmente il vero padrone di casa di questa serie di Campania Sport, Umberto Chiariello. Buon anno, Umberto. Buon anno a tutti voi. Abbiamo anticipato il campionato, non ci siamo presentati al vostro cospetto il 6 gennaio, l'Epifania con Peppe in versione Befana con la calza e con i doni, no. Siamo questa sera qui perché domani parte il calciomercato e dopo tanti giorni di attesa che cresce, l'ansia che tutti quanti prende coloro che amano il calcio, il Napoli, e aspettano il ritorno al campo, al calcio giocato, ovviamente tiene banco quello che sarà questo mese di passione, perché si sa che il calciomercato genera illusioni, sogni e desideri. Il Napoli non ha tantissimo da fare, eppure ha moltissimo da giocarsi in questo mese di calciomercato. Perché? Perché il Napoli è in piena lotta a scudetto, come mai è accaduto nella gestione De Laurentiis, come mai è accaduto nel biennio dello spagnolo Rafa Benitez, come mai è accaduto nel pur ottimo periodo della gestione Mazzarri. Dopo il traghettamento verso il consolidamento di questa società dell'ottimo Eddie Rea, il Napoli non era mai arrivato alla sosta natalizia così vicina al primo posto, addirittura con concrete possibilità di diventare campione d'inverno, perché il calendario del Napoli è di tutta evidenza che è molto positivo e favorevole se il Napoli fa il Napoli, cioè in casa affronta un Torino in crisi al San Paolo, che non è terra di conquista finora per nessuno, e poi va sul campo del Frosinone, dove i napoletani invaderanno il Matusa e dove sicuramente il Napoli ha la possibilità di fare bottino pieno. Mentre l'Inter, che è l'unica squadra che precede, ha una trasferta difficilissima contro quella che è la vera rivelazione di questo campionato, ma che è l'alter ego di Sarri poi alla fine, perché Giampaolo ottimamente sta continuando un lavoro intrapreso magistralmente ad Empoli, proprio da Sarri, ed è proprio l'Empoli la squadra, insieme al Sassuolo, che gioca il miglior calcio d'Italia tra quelle non in lotta per lo scudetto. E allora cosa si deve aspettare il popolo napoletano da questo mercato? Si deve aspettare che De Laurentiis finalmente abbia l'ambizione di vincere, ma non deve fare tantissimo. Non ci dobbiamo attendere colpi roboanti, dobbiamo capire cosa serve all'allenatore che magistralmente ha condotto questa squadra fino a questo punto per poter essere veramente competitiva su tutti e tre i fronti in cui il Napoli è fortemente impegnato per vincere. Perché in Europa League il Napoli ha fatto un play-in e ha uno scontro contro una squadra forte e capace come il Villarreal, ma che assolutamente non è superiore al Napoli. In Coppa Italia affronta l'Inter tra le mura amiche e l'Inter l'ha già battuta. E in campionato il Napoli ha tutto per giocarsela fino alla fine. In cosa è carente questa squadra o in cosa va corretta? Partendo dalle partenze, il Napoli farà in uscita alcuni movimenti che toccheranno molto poco però la rosa titolare, perché è evidente che va via il terzo portiere, Rafael. Non si può tenere un portiere a uno stipendio da 1 milione netti, è evidente che un portiere preso a 5 milioni, uno dei più importanti giovani del Sud America, uno che ha vinto la Coppa Libertadores dopo che aveva fatto presagire anche a Napoli grandi cose e ha avuto un'annata difficile, deve andare a giocare, c'è poco da discutere. Arriverà in questo caso un Coppola. Io sarei molto contento di questo gradito ritorno. Ha dimostrato proprio in Coppa contro il Napoli che è ancora un portiere valido e che può fare il terzo portiere. Tornerà Contini, Nikita Contini, di madre ucraina e di papà italiano, che viene dalle giovanili del Napoli, che serve anche in prospettiva futura avere un terzo portiere che venga dalle giovanili del Napoli, perché l'anno prossimo, ricordiamoci, che la regola di Nora Orlandi 4+4 che si è inventato da vecchio, che serve a ben poco, sarà operativa. Oppure torna addirittura il vecchio Colombo, che non ha fatto il terzo portiere praticamente mai, ma questa mi pare una butade. Interessa poco ai napoletani, sono operazioni minimali. Ai napoletani interessa sapere chi sarà il difensore che prende il posto di Enrique, ormai in Brasile, o che sia Fluminense o che sia qualcun altro, ma ormai è fatta. E qui già
si aprono vari scenari, perché i giornali sparano Balanta, il colombiano del River Plate, in scadenza di contratto, in rotta con River Plate, grande squadra sudamericana, arrivata alla finale della Libertadores, della Intercontinentale. Balanta, era un obiettivo della Fiorentina, diventa del Napoli, giocatore però da portare in Italia e dargli il tempo di integrarsi, ma poiché è un quarto difensore in questo momento, magari può essere anche utile. E in Italia si torna sul solito Maximovic, che è stato 4 mesi ai box, oppure il Barba dell'Empoli, che ben conosce Sarri, o addirittura il Tonelli, che l'Empoli credo non darà mai adesso. Nomi, solo nomi, ma un quarto difensore si farà. Dov'è che il Napoli si gioca le fiche vere sul campionato e nella stagione? Sapendo che ha 13-14 incontri in 2 mesi, nel chiudere e chiudere subito e presto la mezzala. Perché il Napoli, parliamoci chiaro, ha uno dei 3 migliori portieri del campionato. Reina con Handanovic e Buffon, nei pali è un fuoriclasse. In avanti è il più forte attaccante del mondo con Suarez e Lewandowski, probabilmente, anzi sicuramente, ed è il miglior giocatore del campionato italiano. A centrocampo c'è un Hamsik che è stato eletto a Sky come uno dei 2 migliori centrocampisti del campionato. In difesa è emerso un Koulibaly straordinario, un Albiol che sta facendo bene, ma anche un Kirikesh che ha dimostrato che quando entrano sbaglia una partita. Il Napoli ha un asse portante importantissimo. Dov'è che ha bisogno di intervenire? Sapendo che in attacco ha delle alternative straordinarie, sapendo che in difesa entra un Kirikesh, entra uno Strinic, cioè giocatori affidabilissimi, e a centrocampo. Perché non si può pensare che Alan e Hamsik reggano da soli una stagione intera e che Davide Lopez sia il primo ricambio di questa squadra. Se il Napoli saprà individuare l'uomo giusto che non abbassi il livello della squadra quando ci sarà bisogno del suo intervento in corso di partita o per tutta la partita, il Napoli sarà la squadra, a mio giudizio, più indicata a vincere lo scudetto, visto che è la più equilibrata, quella che gioca il miglior calcio e che ha anche le migliori individualità. Perché vicino al signor Higuain gioca anche il miglior talento italiano. Gioca da titolare, si chiama Lorenzo Insigne, visto che l'altro grande talento è all'estero, si chiama Verratti, e che il terzo talento è in panchina da lui e si chiama Gabbiadini. E il Napoli ha bisogno quindi di uno pronto e di prenderlo subito. L'identikit porta uno di gamba che sappia fare la doppia fase e che abbia fisicità. Per me si chiama Soriano. Visto che Vesino, che è l'altro uomo giusto, la Fiorentina non ce lo darà. L'alternativa in Italia è Poli, ma già abbassiamo il livello. Poi apriamo la stura. Mamma mia, Gomes del Valencia. Palla clamorosa, non ce lo daranno mai, questo costa un delirio. Klaassen dell'Ajax si farà, ma forse a giugno. E poi parliamo di Kramer, che torna sempre questo Kramer del Bayer Leverkusen. O di Xhaka, il giocatore svizzero che sta al Borussia Mönchengladbach. O parliamo di Herrera del Porto. O parliamo ancora di Henriksen della Z Alkmaar in Olanda, ma che è un norvegese che ha fatto 7 gol in 12 partite. Se stiamo appresso a tutti gli esperti di mercato, il Napoli ha comprato 28 giocatori. A noi ce ne basta uno, ma che sia buono De Laurentiis. Perché homo faber, fortune sue, ogni uomo ha la fortuna nelle sue mani e le tue in questo momento sono quelle che decideranno lo spregliamento delle carte. Perché chi farà bene a questo mercato vincerà lo scudetto. Grazie, ho finito. E allora è chiarissimo, è chiarissimo.